Just when you thought you were lonely, they put you under the right spell. Wake up tomorrow, you're gonna be living the right life. La prima domanda è d'obbligo: perché hai deciso di partecipare al concorso di Miss Italia? Beh, è iniziato tutto come un gioco. Mia madre ha sentito la notizia alla radio e quindi ho deciso di iscrivermi a Miss Italia. Poi a Mussomeli ho vinto la fascia di Miss Vella e da lì ho iniziato a crederci un po' di più. E quindi adesso dovrò andare alle prefinali nazionali in Montecatini Terme. Cosa hai provato quando lo scorso 11 agosto hai vinto a Cerde il titolo di Miss Curve d'Italia-Sicilia e dunque vai alle prefinali nazionali? Beh, ho provato una bellissima sensazione. Subito quando ho vinto la fascia di Miss Curve d'Italia-Sicilia ho capito che dovevo andare alle prefinali nazionali a Montecatini Terme e quindi questo è un altro traguardo che spero di raggiungere. Cosa rappresenta per te questa fascia Miss Curve d'Italia-Sicilia? È un'emozione fantastica e indescrivibile perché questa fascia diciamo incoraggia molte ragazze che non sono magrissime a credere di più in se stesse, soprattutto dai giorni d'oggi che si sentono molti casi di anoressia. Dunque tu, vincendo questo titolo, rappresenti un po' le ragazze alle quali piace mangiare taglia 44-46? Sì, rappresento le donne che diciamo hanno delle forme sinuose, quindi non devono ricorrere necessariamente al mito della magrezza eccessiva. Il momento più bello delle selezioni di Miss Italia in Sicilia? Io sono partita con un obiettivo, ovvero quello di raggiungere le prefinali nazionali a Montecatini Terme. Quando a Cerda, in provincia di Palermo, sono stata eletta Miss Curve d'Italia Sicilia, ho subito pensato che il mio sogno stesse per realizzarsi. E adesso attendo questi giorni con ansia per vedere come andrà Montecatini Terme. C'è stato un momento brutto durante le selezioni? Certo, è perché è un concorso di bellezza e quindi ci sono stati molti sacrifici, per esempio rinunciare all'estate o anche al divertimento con gli amici, però c'era molto stress, molta tensione, che però ho vissuto con piacere alla fine perché poi sono arrivate delle bellissime soddisfazioni. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Io ho sempre guardato il programma con ammirazione e ciò che dice la gente non è affatto vero, perché quest'anno l'ho vissuto in prima persona e ho scoperto delle persone, delle ragazze bellissime e intelligenti con le quali, alcune delle quali andrò appunto a Montecatini Terme. Dunque vai a Montecatini Terme a rappresentare la Sicilia, anche la tua Agrigento. Cosa ti aspetti adesso? Adesso diciamo non mi aspetto niente per non rimanere delusa, però ovviamente ognuno di noi ha un sogno e spera che si realizzi. Se non dovesse succedere, comunque sarà stato sempre un successo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è stato da sempre quello di entrare a far parte del mondo della moda, dello spettacolo, come modella o fotomodella o ancora di più come stilista, perché nutro questa passione per il disegno già da quando avevo 11 anni e adesso darò tutta me stessa a Montecatini Terme per raggiungere il mio intento. C'è qualcuno a cui devi dire grazie? Sì, devo ringraziare assolutamente i miei nonni, Vita e Michele, mia madre, la mia piccola sorellina e tutti coloro che mi hanno sostenuta e incoraggiata a intraprendere questo percorso standomi vicino. Tre aggettivi per definirti. Sono una ragazza solare, semplice e molto timida. Quando la festa comincerà, tu sarai regina. La gente si fermerà a guardarti stupita, per i miei occhi tu splenderai, bella come il sole. Infiniti pori del cuore
felicidade.